lo strillone, la locandina parlante de Leggere il nuovo giornale. Cambia tutto. Ecco lo slogan della nostra campagna abbonamenti e tanti buoni motivi per seguirci con la nostra informazione. Generazione GMG inizia il conto alla rovescia verso Lisbona 2023 per l'incontro ad agosto con Papa Francesco. Ma cosa resta della GMG nella vita di tutti i giorni? Gli ex si raccontano, tra amicizie nate in pellegrinaggio, scelte di vita e un cammino che continua anche da adulti. Quando finirà questa guerra che spezza l'Europa? È la domanda di tanti, come i giovani di Fiorenzuola, reduci dal viaggio in Baviera nei luoghi in cui trionfò il nazismo. Per riflettere, ecco l'esperienza di Hetty Hillesum, scrittrice olandese di origine ebraica, deportata da Auschwitz, perché ha detto no all'odio. Il 22 gennaio è la Domenica della Parola. Nasce spontanea una domanda: che cosa significa ascoltare? La psicologa Elisa Di Nuzzo propone un percorso per capire se sappiamo ascoltare veramente noi stessi, gli altri e Dio. Come si fa a creare silenzio dentro di sé?